qui stiamo andando a Jackson Hole Diner, il diner, è forse il primo diner dove sono stato, perché appena arrivato a New York circa 10 anni fa alloggiavo in un ostello qua dietro. Questo diner ha 60 anni e come potete vedere è assolutamente americano. I diner cosa sono? Sono dei ristoranti un po' di bassa lega che sono stati aperti durante gli anni 50, infatti molto spesso i diner hanno un e sono ristoranti diciamo un po' meno pretenziosi, per un cibo veloce, per un cibo un po' come una trattoria, un corrispettivo di una trattoria, anche se non si può fare lo stesso esempio. La peculiarità dei diner, che sono aperti 24 ore su 24, fanno sia breakfast che lunch che dinner, ma sono aperti anche di notte, spesso stanno sulle autostrade, qui siamo al Queens, quindi è un punto che collega la città con l'aeroporto. Musica anni 50, entriamo. Molto Pulp Fiction, sì. Stupendo. E ci sta poi il jukebox qua. Che ne pensi? Super Pulp Fiction. Stupendo, eh? Questa è un'esclusiva di America State of Mind, ragazzi, vi porto a vedere la vera America, a scoprire la vera America, solo su America State of Mind. Io sono Andrea Guerrieri, qui stiamo al Queens. Questo diner veramente non ci venivo da 10 anni, quindi sono felice di esserci passato, è stata una cosa improvvisata, come le cose più belle della vita. E ora vediamo un po' il menù e vediamo cosa prenderci. Vedete, ci sono i shakes, i frullati, smoothie, sempre frullati, altre bevande di vario tipo. C'è una fontana, come vedete, che dà Coca-Cola illimitata, eccola qua, la fontana della Coca-Cola, ma la Coca-Cola è piena di zuccheri, diciamo che è da evitare. Ecco qua, breakfast, brunch, qui siamo all'ora di cena ormai, quale sono, pupetta? Le 6 qua per New York, ora di cena. 6:15. Io stavo a dieta, ma quando pupetta è off, anche la mia dieta è off. E non è colpa sua, ma colpa mia. Pupetta è la mia ragazza, per chi non lo sapesse. Ecco qua, Jackson Hole Burger. Guardate, non costa nemmeno tantissimo, $12. Ovviamente i prezzi sono aumentati rispetto a 10 anni fa. C'è anche un happy hour. Hanno messo pure il vegetarian. Mimosa, Bellini, champagne a $9. Ma noi non beviamo, guardate il ketchup, no, fighissimo, ragazzi. State of Mind, continuate a seguirci. Tra un po' ordiniamo, poi vi faccio vedere cosa abbiamo preso. Bellissima sta canzone. Se siete curiosi di sapere più cose sulla storia dei diner, l'ho anche scritto in un capitolo di un libro che si chiama La mia New York, quindi lì potete leggere tutta la storia dei diner. Non ve la so raccontare ora perché ho fame e voglio mangiare, ma nel libro che trovate in tutte le librerie italiane, titolo La mia New York, è vivere nella città che non dorme mai. Tra un po' uscirà anche un'edizione economica con un'altra casa editrice, sempre lo stesso libro. È un'edizione non censurata, si chiamerà La mia New York senza censure, di vivere a New York dopo la pandemia. No, si chiamerà solo La mia New York senza censure. Qui sarà una versione di un qualche capitolo inedito rispetto a quella che è già uscita in libreria. E soprattutto senza censure. Mi piace troppo questa musica. Questa è la vera America, ragazzi. Coca-Cola immancabile, non poteva mancare.
prendiamo le steak fries. Thank you. Questi sono i pickles tipici della cucina newyorkese, soprattutto della tradizione ucraina Jewish, quindi gli ebrei di origine ucraina sono quelli che hanno portato poi i pickle che vengono messi in hamburger. Buono. Ci mandiamo un combo fries on your ring. Mi prende altro, no? Secondo me pure qualcos'altro. Grill e corno proprio americano, che è la cosa più tipica che c'è. Che canzone metti? Hanno fatto un parco, sai, 25 centesimi. Tutto stile anni 50. Ovviamente solo musica anni 50. Allora raga, questa non è una ricostruzione, tutto identico a come era negli anni 50, è rimasto semplicemente uguale. Questo fa la differenza. Noi ordiniamo e poi ci vediamo fra poco. Ecco qua ragazzi, sono arrivati i nostri ordini, patatine e patatine. Vedete quanto sono grandi i piatti. Una cosa che volevo dirvi è che queste intanto sono le onion rings, anelli di cipolla, e le porzioni di Daniel sono molto molto più grandi rispetto a quelle di ristorante. Buono. Questo in America si chiamano steak fries, sono le patate che vengono messe vicino alle bistecche cotta. Mamma mia, buono, buono, buono. Com'è? Buono. Buonissimo. Dovete sapere che all'inizio i diner sono soprattutto una cosa che è scoppiata, una moda, una tipologia di ristoranti che è scoppiata negli anni 50, dopo la seconda guerra mondiale, anche se c'erano già prima, ma sono diventati di moda e popolari negli anni 50. Non è un caso che Happy Days, appunto, è ambientato, una delle location principali è proprio appunto un diner. E sono migrati tante persone dalla Grecia dopo la seconda guerra mondiale, e le persone greche, come dice anche un bellissimo film che è Il mio grasso grosso patrimonio greco, hanno avuto sempre esperienza nella ristorazione, nel turismo, magari venivano da piccole isole della Grecia, e una delle cose che si dice appunto che gran parte dei diner sia in mano a persone di origine greca, soprattutto nell'East Coast, soprattutto qua a New York e soprattutto in Canada. Questa è una curiosità che ho preso da un film. Il film è scritto e interpretato dalla grandissima Nia Vardalos. Bene, per seguire queste e tante altre curiosità sulla cultura americana, continuate a seguire America State of Mind, parlate ai vostri amici e soprattutto ragazzi, se venite in vacanza a New York e volete una guida che vi porta in giro a scoprire cose insolite, cose che altrimenti non vedreste, contattatemi. Però mi raccomando, contattatemi con un bel po' di anticipo. E se non vi rispondo subito, mandatemi anche un altro messaggio, perché mi arrivano tantissimi messaggi, va bene? Ci vediamo a New York, guys. Ciao ragazzi, ci vediamo a New York.
ed ecco come funziona il jukebox. Abbiamo appena messo November Rain dei Guns N' Roses. Che metti, pupetta? American Pie. American Pie, molto anni 60. Solo che altro c'è? Non c'è. Vediamo un po'. Qua tra l'altro nel nostro esame i Maneskin, ragazzi, leggete. Cioè, hanno veramente spaccato i Maneskin. In un diner che ha 70 anni ci stanno i Maneskin, incredibile. Vediamo un po'. Sono zoomato, che c'è? Metti American Pie, dai. Vedete, si mettono i soldi dentro. Vai, metti. Poi si mette, aspetta, vediamo un po', vai. Il numero così, poi. Vediamo se è fatta American Pie. Yes. Che figata American Pie, oh. Con questa li salutiamo. Continuate a seguire America State of Mind, ragazzi. Ciao. Ciao ragazzi.